Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi farò vedere come si effettua lo sblocco del video movimento su un Audi A4 8K. Nel video precedente, che vi metterò nella descrizione, il link nella descrizione, l'abbiamo fatto in un Lobby D11. In questo caso andiamo a fare invece con il VAG, con il VCDS. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Come sempre abbiamo bisogno del VAG collegato alla macchina, che già abbiamo fatto, e del nostro computer. Una volta aperto il programma, andiamo a fare la scansione di tutte le centraline selezionando il nostro modello di macchina. In questo caso, come vi dicevo, stiamo utilizzando un Audi A4, una 8K. Io in questo caso la scansione già l'ho fatta, perché altrimenti dopo il video veniva un po' troppo lungo. Comunque voi fatela sempre. Una volta fate la scansione e se eventualmente vi dà qualche tipo di errore, andate qua, cancella guasti ed eliminate tutti gli errori e i guasti che vi dà. Fatto ciò, uscite, andiamo in selezionare, ok, e dobbiamo andare, per questo caso noi parliamo di un sistema 3G height, giusto per farvi capire, è il sistema con il joystick sopra e quello con l'hard disk interno che supporta la lettura di DVD. Se andiamo in fonte, già vedete che sulla lista ci esce jukebox vuoto perché è dell'SD, che adesso non ce l'ho montate. Ci dà il DVD e l'ingresso audio esterno. Nel momento in cui adesso vado a togliere il DVD, giustamente non viene più selezionato DVD, però comunque la scritta rimane. Quindi se a voi non vi compare proprio la scritta DVD qui di lato, significa che la vostra macchina non legge i DVD. Questa funzione qua dello sblocco video movimento funziona solo per i modelli che hai scritto il DVD di lato, e quindi una volta andiamo a mettere un DVD all'interno si legge, vedete, il DVD. Andiamo a selezionare il DVD, ci andiamo a selezionare la nostra canzone che ci piace, ecco qua, adesso parte. Questa funzione qua noi la vediamo solo da fermo, cioè nel momento in cui noi andiamo a camminare, giustamente per motivi di sicurezza, il video si stacca e non si vede più, ma si sente solo l'audio. Noi adesso andremo a fare proprio la codifica, che anche in movimento si vede il DVD. Vi stavo dicendo, allora, per quanto riguarda il lato pratico, dobbiamo andare nel VCDS e andare a selezionare la cartella, diciamo la centralina, direttamente quella del sistema che noi interessa. In questo caso ci interessa la 5F. Andiamo su 5F, selezioniamo e ci apre la centralina. Ok, una volta aperta la centralina dobbiamo andare in visualizzazione avanzata nella lettera 1A. Ecco qua, una volta aperta la 5F, quindi la 1A, ci serve questo codice qua, il numero di serie. Questo numero di serie qua ce lo scriviamo su un foglio di carta, che ci permette di abilitare i due codici per andare a modificare lo sblocco video in movimento. E adesso vi faccio vedere. Allora, una volta preso il numero di serie, vedete come questo qua, tipo qua c'è 31 33 1 CE 098 7 6 5 4 3 2, dobbiamo andare a segnare. Sempre ce li segniamo su un foglio di carta, vi faccio vedere il lato più facile, così in modo totale che tranquillamente, anche senza avere internet, vi potete fare lo sblocco video in movimento. Ci dobbiamo andare a selezionare questi numeri qua, vedete, ci andiamo a decodificare il serial number della macchina. Adesso in questo caso ci sono due codici da decifrare, uno è il code 1 e uno è il code 2. Per decifrare questi due codici, e così questa qua è la stringa che vi fa capire, dovete prendere in sequenza il primo e il secondo che sta qua, il terzo che sarebbe questo qua, il quarto e il quinto. In questo caso, giusto per farvi capire, il primo sarebbe lo 0 dopo la CE, vedete? Poi il secondo sarebbe il 3, come ho scritto pure qua. Poi il terzo sarebbe il 6, il quarto sarebbe il 2 e il quinto sarebbe il giusto il 5, giusto lo stesso numero.
poi per il codice 1. Per il codice 2 invece dobbiamo andare a prendere, scritto qua, l'altra stringa. Il numero 1 è sempre questo qua, il 0. Il numero 2 sarebbe questo qua, il 6. Il numero 3 sarebbe il 5. Il numero 4 sarebbe il 4. Il numero 5 sarebbe l'ultimo numero, il 2. Voi semmai questo qua lo segnate su un foglio di carta e poi ve lo diciamo, vi fate uscire i due codici. Questi codici qua vi serviranno perché all'interno dovete entrare nella centralina, vi servono questi due codici qua, che adesso vi faccio vedere come si fa. In questo caso, nella mia macchina, per farvi vedere, adesso il primo numero sarebbe lo 0, vedete? Come il primo codice qua. Poi ci serve non il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, quindi lo 0, i tre numeri dopo. Mi servono il 6, 5 e 3, 2, che in questo caso mi serve prima il 2, il secondo, poi il terzo, poi il quarto e poi il quinto. Quindi parliamo di il 2, dobbiamo vendere il secondo numero, sarebbe il 5. Poi ci serve il 7, il 7, sì. Poi ci serve l'1 e poi ci serve lo 0. Avete capito? E adesso vi faccio vedere perché. Quindi ricapitoliamo, abbiamo detto lo 0, il 5, il 7, l'1 e lo 0 nuovamente. Ok? E adesso vi farò vedere dove si mette. Usciamo da qua e andiamo in accesso di sicurezza, ci clicchiamo sopra e qua ci dà questo codice. Quel codice che abbiamo fatto nel serial numero lo dobbiamo andare a mettere qua. In questo caso la mia macchina mi ha dato 05710, che mi sono segnato su un foglio di carta. Ogni macchina il codice è diverso, quindi anche se andate a copiare questo codice qua nella vostra macchina, non vi dà lo stesso codice, o comunque non vi fa accedere. Selezionate solo il codice, comunque codificate il codice della vostra macchina. Accedere, ecco qua, accesso di sicurezza accettato, perfetto. Una volta fatto ciò, andiamo in adattamento e andiamo qua a mettere il numero sul canale. In questo caso parliamo di 48. Andiamo sul leggere e ci do un valore. Questo valore qua, a me la macchina, il video in movimento, io già l'ho sbloccato. In questo caso ci dà 255, ma se non mi sbaglio di default dovrebbe stare tipo 20. Questa qua è la velocità nel momento in cui il video si deve staccare. In questo caso, per farvi un esempio, 255 km orari. Se vado a mettere 20, vado a fare verificare e quindi vado a salvare, il video in movimento non si vedrà più. Come raggiungo 20 km orari? Non si vede più. Adesso vi faccio vedere, anzi mettiamo di meno, mettiamo 5 km orari, vediamo se si può. Ok, salva, sicuro. Perfetto, in questo caso abbiamo messo 5 km orari. E adesso vi faccio vedere. Aspetta, ecco qua, vedete la velocità? E quello è il video. Se superiamo i 5 km orari, vedete, già non si vede più, vedete? E ci dice, per motivi di sicurezza non possiamo vedere il video. Vi faccio un altro esempio. Adesso andremo a mettere tipo 2 km orari, verificare, come sempre salvare. Ok, perfetto, guardate che adesso andiamo ad andare a 2 km orari. Ecco, così stacca il video, vedete? Ci dice, per motivi di sicurezza non possiamo vedere l'immagine. Adesso andremo a mettere questo valore ha una velocità, diciamo, pressoché anche di 250 all'ora, 255 all'ora, quando vogliamo, tanto è una velocità che difficilmente ci arriviamo. Andiamo a mettere verificare, salvare, siete sicuri? Ecco qua. Adesso vi faccio vedere, andiamo un attimo, retromarcia.
Ecco qua, adesso nel momento in cui superiamo i 10 all'ora, 20 all'ora, il video non si stacca più. Ecco, guardate. Vedete? Perfetto. E così si effettua lo sblocco videomento sull'Audi A4 8K con il sistema operativo 3G Lite. Una volta fatto ciò, vi controllate il valore che avete appena immesso. Fatto ciò, uscite e lo sblocco è stato effettuato. Ok ragazzi, questo qua è per il sistema 3G. Se vi serve qualsiasi altra cosa, fatemelo, scrivetelo nei commenti, sarò felice di potervi aiutare. Questo tipo di sistema vale anche su Q5, A5 e altri vari modelli di macchina, e anche se non mi sbaglio, anche sul modello 2G ha lo stesso sblocco video in movimento. Ok ragazzi, per oggi è tutto, spero che come sempre questo video vi sia piaciuto e quindi sia stato anche utile. Per se avete bisogno di qualsiasi altra cosa, scrivetelo nei commenti. Attivate la campanella per essere sempre attivi sul mio canale. Se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale. E che dirvi ragazzi, grazie per avervi visto questo video. Al prossimo video. Ciao ragazzi.